Sant'Atanasio, c'è bisogno di una vita retta e di un'anima pura. Fin da fanciullo Atanasio si convince che un buon teologo deve essere anche un buon cristiano, un santo, e i contatti con Antonio Abate, patriarca del monachesimo, confermano questa convinzione. Quest'uomo, povero e isolato, sa molto di più e molto meglio di tanti studiosi della città. Oltre allo studio e alla vera conoscenza delle scritture, c'è bisogno di una vita retta e di un'anima pura. Nato ad Alessandria nel 295 circa da famiglia cristiana, la sua infanzia coincide con la persecuzione di Diocleziano e Atanasio ha modo di ammirare il coraggio dei martiri. Nel 325, da diacono, partecipa al Concilio di Nicea, che proclama la fede nella divinità di Cristo, contestato dall'eresia ariana. 3 anni dopo Atanasio diventa il giovane vescovo di Alessandria e lo farà per ben 46 anni, ma sono anni durissimi di lotta contro l'eresia ariana, anni che gli costano persecuzioni ed esili. Dopo un lungo esilio, infatti, nel 346 Atanasio è invitato a rientrare ad Alessandria, cosa che avverrà solo 3 anni dopo, in un tripudio di festeggiamenti. Gregorio Nazianzeno racconta che al suo ingresso in città la gente gettava a terra i mantelli e le palme. Quando muore, il 2 maggio 373, Basilio lo ricorda come un'anima grande e apostolica. A lode di Dio.